Eccoci al consueto appuntamento con il format 11 minuti con su Per Sempre Napoli, sui canali social di Per Sempre Napoli. L'appuntamento è sportivo, l'appuntamento adesso parliamo di calcio e parlare di calcio significa parlare con Vittoria Biancardi, giornalista di la video agenzia Sì Comunicazione. Ciao Vittoria. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Senti, allora, diciamo che siamo mezzi contenti per il pareggio del Napoli, meritava assolutamente di vincere, però poi lo affrontiamo dopo. Io parlerei subito, perché poi De Laurentiis lascia sempre la possibilità a noi giornalisti di commentare ciò che lui dice. Ieri c'è stata la Vero. presentazione del ritiro, cioè è stato uno show praticamente del presidente De Laurentiis. Che dici? Cioè, perché poi la scelta di Castel di Sangro? Siamo contenti perché comunque la conosciamo bene, è una bellissima località, poi è vicino Napoli, 1 milione di tifosi e di napoletani sicuramente correranno verso Castel di Sangro e le altre sue belle località. Che dici su questa scelta? La scelta di Castel di Sangro è sicuramente una questione logistica, nel senso è una meta più vicina. Poi organizzare tutto così velocemente sarebbe stato anche complicato. E poi, tra l'altro, le strutture ricettive che ci sono in quell'area sono tantissime, perché Castel di Sangro comunque si trova vicino Roccaraso, Pescasseroli, sai, Risondoli tutti i pure. luoghi. Comunque, fondamentalmente, poi parecchi napoletani hanno la casa lì in villeggiatura. Quindi, magari si è anche pensato che si potesse fare bingo da questo punto di vista. Magari il napoletano, invece di andare al mare quest'estate, a fine ad agosto, va nella propria casa di montagna e poi va a vedere gli allenamenti del Napoli. Io penso che sia stato unicamente una questione di tempistica, logistica, per una questione anche di strutture, perché io poi più volte sono stata a Di Maro. Effettivamente è vero che ci sono tante località di montagna lì vicino con tante strutture, ma comunque anche percorrere delle strade di montagna così impervie è anche un po' difficile, nel senso o ti trovi stesso a Di Maro, Certo. riesci a prenotare un albergo, una casetta, è un conto, ma già se ti devi spostare è un po' più difficile. Secondo me questo è stato il pensiero, anche perché si sarebbe rischiato poi di avere un ritiro veramente con pochissime persone che sarebbero partite da Napoli, almeno per quest'anno. Quindi fondamentalmente anche a livello di economia per il paese del Trentino non sarebbe stato poi tutto questo, non avrebbe fatto tutta questa differenza, anche se noi sappiamo bene che i tifosi napoletani si muovono sempre e comunque. Sì, Però però effettivamente quest'anno la situazione sarebbe stata complicata. Io l'ho vista unicamente come una situazione utile, anche più perché semplice. c'è da Anche le dire. ore di viaggio sono molto, Sì. molto di meno. Sì, alla fine è stata fatta una scelta del genere molto intelligente da parte della società, Sì. e soprattutto non sono stati, diciamo, tagliati o rotti i rapporti con il Trentino, cosa molto fondamentale perché inizialmente si era paventata anche l'ipotesi che con il Trentino non si rinnovasse, invece poi alla fine, diciamo, c'è stato questo Sì, stop di senti quest'anno Vittoria, per motivi di Covid e sì, niente più. senti Vittoria, però penso che, allora, la scelta per me è bella, diciamo, De Laurentiis comunque ancora una volta ha dimostrato di essere lungimirante, anche perché poi Sì. il contratto è fino al 2025, anche perché poi sostanzialmente non si sa quando dovrebbe iniziare il ritiro per la prossima stagione. Quindi Quello più organizzarsi delle fondamentale, perché vacanze. bisognerà aspettare anche la Champions, quindi il giorno in cui parte questo ritiro, non si sa. Come dicevi tu, effettivamente, come fai poi a preparare tante persone e dire domani si parte? Cioè, oppure alle persone permettere di prenotare da un giorno all'altro per fare un viaggio così lungo? Effettivamente Nei sì, è. prossimi giorni, vabbè che diciamo le località Roccaraso, Castel di Sangro, Rivisondoli, Pescasseroli sono località comunque soprattutto di agosto prese d'assalto. Io stesso, insomma, anche se non prediligo la montagna, ma diciamo spesso negli anni scorsi sono andato a Rivisondoli, quindi
Quindi diciamo sono località molto molto anche affollate, diciamo, perché la gente Sì, dopo il sono mare affollate. preferisce la montagna, proprio soprattutto poi a fine villeggiatura a mare si rivolge alla montagna. Quindi diciamo si è andati, non dico, ma a colpo sicuro, perché poi effettivamente io a casa mia la posso raggiungere quando voglio, cioè ovviamente se lavoro, ma il fine settimana posso raggiungerlo. Quanto voglio, mi metto in Certo. macchina un'ora e mezza e arrivo lì e penso che questa sia stata veramente una scelta molto indicata. Sì, ma infatti questo ribadivamo, proprio è stata la scelta azzeccata e anche per la situazione sì, delle strutture ricettive, come dicevamo prima, ce ne sono molte di più perché i paesini sono molto di più. Sono zone frequentate e conosciute benissimo dai napoletani che si sanno muovere. Cioè, tu pensi a una famiglia di quattro persone che ad oggi non sa so quando inizia il ritiro, che fanno? Vanno a prenotare una vacanza in Trentino, con poi tutta la situazione del Covid, anche dal punto di vista economico, quindi Sì. Sì, sì, come al solito De Laurentiis riesce sempre a scegliere la soluzione migliore. alla fine, guarda, io penso che abbia sbagliato. Allora, diciamo come persona, vabbè, non lo giudico, non sono neanche all'altezza di poterlo giudicare, però come imprenditore penso che abbia commesso pochi passi falsi. A volte è borderline, pure ieri se l'è preso un po' con la stampa, Certo. divertendo, diceva vabbè, e mo praticamente scrivete un po' di più, non ci mettete un boccino con questa notizia, vabbè, insomma, vabbè, queste cose sono poi per. Vabbè, le solite sì, attacchi a volte gratuiti, però effettivamente da non facevo una conferenza del genere da tanto tempo, quindi ci può stare, sai, per riaccendere un po' il pepe, come si suol Sì, dire, per mettere un senti. po' di pepe. Ci voleva, e poi soprattutto anche con Ancelotti, Ha poi detto, ma del suo secondo te che errore. voleva. Ma secondo te. Guarda che poi lui riesce a dire tutto il contrario di tutto. Cioè, fino al giorno dopo l'andata via di Ancelotti, non voglio usare altri termini. L'andata via di Ancelotti, amore e d'accordo, bellissimo. Poi invece oggi ieri si è fatto uscire incidente ancelottiano, che la dice abbastanza lunga. Questa sì, effettivamente è proprio tosta, nel senso È che pesante, comunque vai no? È proprio praticamente pesante. a rinnegare tra l'altro una scelta che hai fatto tu, perché Ancelotti tra l'altro è un uomo che ha voluto fortemente De Laurentiis, perché comunque gli aveva anche assegnato un ruolo da manager, perché quello era Beh, l'obiettivo, non solo avere un allenatore, ma i avere un soliti. manager all'interno della squadra. Quindi poi che fai? Fondamentalmente dici che hai fatto una cavolata, cioè dovresti un po' Sì, è assumerti le tue vero. responsabilità, però magari cioè, lo sappiamo che non è andata bene, è finito il rapporto di collaborazione, però sai, magari ritornare indietro sul passato è stato Sì, poco signorile. Io avrei esatto. sottolineato la grandezza o quello che sta facendo di buono Gattuso, nel senso dire meno male che abbiamo Gattuso che ci ha risollevato da una situazione particolare, stiamo progettando per la prossima stagione, senza andare sempre a parlare del passato. Cioè io penso che dopo l'esperienza Sarri, almeno con Ancelotti, non si facessero ancora commenti. Ovviamente non si è beccato gli insulti che si è preso Sarri, però Però magari si poteva evitare in la questo cosa che ha caso. voluto sottolineare De Laurentiis, che per lui penso sia quella più importante, è che Gattuso non corre indietro ai soldi. Guarda, quello è fondamentale. Quello è fondamentale. Quello lui l'ha Infatti, poi detto. si parla anche che Gattuso abbia fatto un regalo a tutta la squadra, anche lo stesso Insigne. Sì, Quindi sì. è gente effettivamente che lavora per la gloria, per raggiungere dei risultati. I soldi, effettivamente, cioè, rispetto a un contratto di Ancelotti, Gattuso si è accontentato, tra virgolette, però Certo, comunque. sì, è un allenatore che fondamentalmente non è tutta la storia che ha Ancelotti. Ancelotti si era presentato proprio in maniera diversa, ma ripeto, Ancelotti tra l'altro doveva fare anche il manager di questa squadra, anche Sì, il dirigente, anche l'uomo ma immagine. come pure Gattuso tutt'altro Benitez, ruolo. se ti ricordi, come pure Benitez è forse lo stesso Sarri, anche se Sarri poi praticamente è un personaggio molto più difficile e complesso rispetto Benitez. Che pure doveva Sì. essere il manager di lunga durata, invece a Napoli non è proprio così, Sì, però insomma. guarda, su Benitez,
non si è mai parlato male, effettivamente. Ed è uno, se mi permetti di fare questa piccola parentesi, è Come no? uno secondo me degli allenatori che è rimasto di più nel cuore dei tifosi napoletani. Perché poi, tra l'altro, è stato lui a portare i vari E Caglione, certo. Mertens all'epoca, Higuaín. Quindi, tutti i giocatori che poi nel corso degli anni sì, si sono poi forgiati con il lavoro tecnico, col modulo di Sarri, però cioè, è stato lui a investire su questi uomini, Sì. a portarli. Quindi, comunque, bisogna sempre ringraziare Certo, Benitez. però senza nulla togliere a Sarri, Mai, quello mai. possiamo Penso che ogni dire, persona ha la sua storia. che la fortuna di Sarri sono stati i vari Mertens, i vari Calecon, i vari Hamsik e giù di lì, lo stesso Higuain, perché sono riusciti ad esaltare il gioco. Cioè, si dice che Sarri abbia esaltato il loro gioco, invece io penso che sia stato tutto il contrario. Sono quei calciatori che hanno esaltato il gioco di Sarri. Vero. Oltretutto, Mertens, Insigne e Calecon stanno ancora seminando gioco e seminando gol, quindi sulle ali di un Vero. entusiasmo che non si è mai spento. Sì, ma poi guarda quella fotografia, l'ultima dei tre abbracciati, Esatto. Insigne, Caglione e Mertens. Ma lo sai che mi ha fatto molta malinconia? Perché mi sa di più di addio, di Bah, fine di un comunque. ciclo che di È prosieguo. Io infatti. spero, guarda, perché per me Caglione, lo continuo a ribadire, per me è fondamentale. È un giocatore che Gattuso vorrebbe, Sì. anche dalle ultime dichiarazioni post-gara contro il Sì, Milan. è Gattuso così. ha rimandato tutto nelle mani della società, e la società, il direttore sportivo che dovrà decidere, eccetera. Però secondo me a Gattuso non dispiacerebbe che Vabbè. Caglione proseguisse. Tra l'altro, ogni volta che Caglione inizia a giocare male ci sono critiche, poi ti caccia sempre un colpo. Nella scorsa partita comunque Sì, ha fatto assist, nel senso, cioè, certo. si è fatto Senti, anche poi recuperare. Vittoria, allora ovviamente il tempo è volato anche con te, e Come questo sempre. significa, sì, come sempre, questo significa che ci piace parlare del Napoli, ci piace parlare comunque non soltanto di questioni tecniche, ma di tutto ciò che gira intorno al calcio. Io ti do appuntamento per la prossima volta. E sperando di riuscire a trattare più argomenti, però quella del ritiro era abbastanza importante. Vittoria, ti ringrazio nuovamente Certo. e alla prossima. Grazie a voi. Alla prossima. Ciao, grazie. Ciao ciao.